canterò come se fosse un giorno perfetto per me, fragile questa vita mia, però già we'll be right back.
di scendere giù, così riesco a parlarvi più semplicemente, visto che siete numerosi e naturalmente lo spazio a disposizione su questo palco è piuttosto ridotto. Dunque, dovreste essere Silvano Chiappetta. Da dove venite? Allora, Ascoli, San Benedetto, diciamo, anche qualcuno di Sant'Egidio, se non sbaglio, ecco. Tu sei Sant'Egidio, l'unico abruzzese, per il resto si tratta di marchigiani, corretto? Sì, le faccio sapere, i marchigiani e gli abruzzesi. Perfetto, allora, dunque, avete presentato brani inediti? Sì, scritti da me, composti da lei, e abbiamo formato una band da... una costola già di altre band che noi comunque avevamo in passato, siamo ragazzi, chi meno ragazzo, chi più ragazzo, ma il sound si sembra quello giusto, poi vediamo che ci sarà nel futuro. Devo dire che si tratta, a mio parere, di canzoni anche molto molto orecchiabili, eh? Anche per esempio mi è rimasto molto impresso quel disco rotto che gira, com'è che fa? Sei un disco rotto per me, Va bene, molto bravi e molto simpatici, perlomeno questo è il mio parere, anche se, come ben sapete, c'è una giuria qualificata che vi appunto giudicherà e stabilirà appunto se sarete tra i finalisti della sezione gruppi nel vostro caso, sezione rock, pop, funk. Dunque, conosciamoci meglio, il tuo nome? Ludovico. Tu suoni la batteria. A proposito di batteria, puoi ricordarmi qualcosa? E con questo gruppo da quanto tempo sei insieme? Una settimana. No. Davvero? Sì. Dai, di la verità. Vai. Neanche una settimana. Ma sul serio? Non mi state prendendo in giro? Davvero? Come mai così? Un flash dell'ultimo. Diciamo che uno si è ritirato? Sì. Ho capito. Però. Si è imparato tutti i versi, ha voluto poi un sound pazzesco e noi è quello che ci chiede. Benissimo, dunque è stato addirittura in grado in una settimana a due scarse di imparare tutti i brani, di seguire, anche perché tra l'altro si tratta appunto di brani inediti, non di canzoni che magari più o meno già si conoscevano a orecchio, quindi è stato veramente un lavoro importante. E allora io approfitto del batterista per eccezione che è qui, maestro. Che giudizio diamo a questo batterista? Beh, ottimo, poi lo capisco bene perché a me succede spesso di fare questo tipo di inserimenti. Last minute, poi è da vedere, resterà stabile nel gruppo, si diceva che ecco, resterai nel gruppo? Sì, non sarà di sì. Non ti cacceranno, giustamente. C'è anche questa non è da escludere a questo punto, perché chissà. Non crede, eh? No. L'unica femminuccia del gruppo, Carla Poli, eh? Con le femmine suonano, facendo il segreto di un'altra disattesa. Io no. Ma no, perché mai? Con questi bei giovanotti, insomma, si possono fare tante cose belle. Tu suoni il piano. Questo capello? Questo capello è stato un incidente. In che senso? Racconta. Non ci credo. Ma questo gruppo è tutto strano, io non capisco. Cioè, scusami, approfondiamo. Come è arrivato lo schiarente sulla tua testa? È arrivato che io volevo schiarire giusto un pochino, per rendere un po' tutto un po'. Solo che per una passione di scultura sono andato a schiarire in verso sul divano. Davanti alla televisione, non è piaciuto, sono andato in bagno e mi sono ritrovato tutto bianco. Un trauma. Adesso sono ricresciuti del tuo colore naturale, però c'è ancora questa chioma bionda. Sì, abbiamo lasciato tutto le bionde per ricordo di quel sonno. Diciamo che io so. Ho capito. Vabbè, comunque ti sta bene. A proposito di capelli, vieni qua tu, perché dal biondo passiamo al rosso. Beh, come non notarti? Questo rosso invece non è un incidente di percorso. Questo mantello. No. Avevo una serata un po' di tempo fa. Allora dovevamo fare delle cose abbastanza rock, meate così, ho detto vabbè mi faccio rosso, basta. Quindi mi sono trovato rosso e mi è durato e niente. E è piaciuto? Mi è piaciuto. E quindi hai deciso di mantenere questa capigliatura?
attraverso i taglio, quindi... I tuoi capelli naturali come sono? Castani? Neri, neri. Abbastanza, sì. Scuri. Però non è male questo. Potresti fare qualche match, magari ti fai consigliare dal tuo collega, lui è bravissimo. Esatto. Magari ci ando meglio pure io. Grazie. Potresti fare anche blu. No, blu. Colore dei tuoi occhi. Vabbè, ok. Ti piace il rosso, gli è piaciuto. Voi siete invece, mi sembra, normali, per così dire, vero? Voi non avete avuto incidenti con tinte, parrucchiere e quant'altro. Cosa è successo? Tu c'è dei riccioloni, eh? Sì, cioè naturali. Naturali. È bene precisarlo, vuol dire che non sarà permanente. No, permanente. Quanti anni hai? 17. Sei giovanissimo, giustamente. Vabbè, pian piano vedrai che ti guasterai anche tu, sono sicura, come il resto del gruppo. Io scherzo con voi naturalmente, tu insomma, ma qualcosa ti hai fatto, dai, la verità. No, non niente. Sicuro? No, dai. Qualche mesh? No, allora. Naturalissimo. Quanti anni hai tu? Gioco. Pure tu sei giovanissimo. Ascolta, ma chi è di voi che mentre suonava, ecco, scusami, ma che cos'è? No, girati. Dammi questa cosa gialla che hai in mano. Ma che cos'è? Sono una bambina. Ho capito. Cioè, è usuale. Sì, lo fanno tutti. Fanno, sì, ma questo è proprio lo stuore della bambina, Sì, questo è proprio... Si vendono anche le sordine apposta. No, in tempo di crisi, perché no? E poi hai visto mai che tra una prova e l'altra torna utile? Non si sa mai. Che mi aveva, ecco, incuriosito. Dunque, qui vedo l'unica persona seria del gruppo, perlomeno mi sembrerebbe tale, avvicinati. Sembra, giustamente, afferma la nostra giurata Simona. Anche più grande, forse? Tantissimo. Quel papà di tutti. Non di odio. Potrei, ma non è stato. Ma non sia mai. Conoscendoli meglio i tuoi figli sicuramente. Va bene, naturalmente si scherza e si gioca. Chi non ho sentito fino adesso li ho sentiti tutti. Bene bene ragazzi, allora questo gruppo di Dynamo che futuro avranno? Dove utilizzate meglio, insomma, queste vostre performance? Dove preferite, insomma, esibirvi? Guardi, noi abbiamo fatto... Quanto è spiritoso! La giuria, mi raccomando, 5 punti in più perché è anche simpatico. No, noi abbiamo fatto, visto che comunque siamo relativamente giovani come gruppo di niente, stiamo prendendo tutto quello che ci riserva internet, diciamo così, quindi vari concorsi, abbiamo visto diversi concorsi, siamo arrivati a prendere un po' in giro, abbiamo visto quello che streggia anche nella nostra zona, c'è anche questa possibilità, ovviamente era già conosciuto perché parte di noi viene anche dalla formazione jazz, quindi abbiamo fatto anche diverse cose, ancora stiamo facendo una piccola costola di Dynamo, e quindi uno più uno fa l'animo. Mi sembra giusto. Va bene, allora restate qui con me mentre mi accingo a presentarvi Alex Paolini. Prego Alex, gli facciamo un applauso ad Alex, perché proprio tramite il maestro Paolini è stato possibile approfittare della generosità di Tullio Granatello della Tamburo Drums, che ha offerto la batteria. Sì, una collaborazione con lui ormai da tanti anni e grazie alla prova del STA c'è stata questa possibilità anche di festeggiare il trentennale. Quest'anno la Tamburo festeggia i suoi 20 anni di produzione di batterie nel mondo. Quindi un'ottima occasione per festeggiare questa. Perfetto. Dunque, estraggio di musica chiaramente, anche tu. In assoluto, batterista di un corpo. E allora potresti, senza chiaramente influenzare minimamente la giuria, perché tu da un pezzo darci anche un giudizio su questo gruppo. Bravi, divertente, poi è bellissimo vedere un batterista che non è neanche una chitarra, una
cosa davvero molto molto bella. Soprattutto un batterista preso per i capelli all'ultimo momento. Tanti complimenti. Martin Sicuro, vedi come tira fuori dal cilindro pieno di talenti. Pieno di musicisti molto interessanti. Ma anche le Marche, fa che dall'altra parte si offendono, ci mancherebbe altro. Va bene. L'ho visto sempre a tutti i concerti del Cotton Jazz Club, quindi vedere un ragazzo giovane che sente ai concerti del Cotton fa davvero molto molto piacere, no? Meglio che assista ai concerti piuttosto che guardi la TV lui, Ci piove. Decisamente, non gli porta molto bene. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, grazie ad Alex e Paolini, grazie ai Dynamo, in bocca al lupo, e comunque vada il concorso, siete molto bravi, sicuramente porterete avanti grandi successi, ve lo auguro di cuore. Grazie, grazie.